Questa sera vedo che Proust, il fascino di Proust, che la sala è piena, strapiena, quindi sono molto contenta. Grande fascino di questo autore. Abbiamo una specialista di Proust, Eleonora Sparvoli. Io devo leggere perché in genere questa introduzione la fa Paolo Giovannetti, per cui leggo biecamente dal testo. Insegna letteratura francese contemporanea e cultura francese all'Università degli Studi di Milano. È specialista appunto dell'opera di Proust, alla quale ha dedicato molti lavori, due monografie. Più questo che l'ultimo, Sì. Proust, costruttore melanconico, è uscito da Carocci. Quindi abbiamo, come sempre, come avete visto, dei grandi specialisti dell'opera. Allora, questa sera in particolare io faccio di solito una piccola, brevissima introduzione di tipo editoriale, e questa sera sarò ancora più breve perché c'è la recherche, non so, ci vorrebbero 2 giornate, e anche per parlare dell'aspetto critico e delle traduzioni ci vorrebbe. Allora, facciamo così, faccio una brevissima introduzione. Un breve excursus non è veramente praticabile perché le pagine critiche sono tantissime, molto ampia e complessa la storia editoriale di quest'opera, come sapete, a partire dalle bocciature degli editori francesi come Fasquelle, Gallimard, per approdare poi infine al consenso di Grasset, un consenso, devo dire, tutto a vantaggio dell'editore, Racconto d'autore. perché l'autore, in realtà pagava tutto, ci fossero adesso degli autori, sarebbero la felicità degli editori, pagava qualunque cosa e i diritti poi rimanevano a lui, no? Rimanevano all'editore. Quindi, insomma, Grasset ha detto subito: sì, certo, lo pubblico. Poi ci sono stati dei giudizi negativi, per esempio quello di Gide, poi ritrattato quando si è reso conto, ma ritrattato. Quindi mi limito a circoscrivere questo orizzonte con qualche nota, e non si può non citare Giacomo De Benedetti, al quale si deve una delle prime letture di Proust in Italia. E dobbiamo per forza trascurare altri grandi lettori, grandi critici, come, per dire dei nomi, Lavagetto, Macchia, Agosti, Citati, Deleuze, e lo stesso Raboni, che sarà un traduttore di Proust, ma anche un critico dell'opera. Leggo 2 parole di De Benedetti, che nella sua analisi nel romanzo del Novecento accosta i 2 capostipiti del secolo, Joyce e Proust. E in particolare la poetica delle epifanie joyciane, noi abbiamo avuto la lezione su Joyce, quindi sappiamo, e la poetica delle intermittenze del cuore proustiana, e dimostra come l'opera di Proust appartenga alla grande famiglia dei romanzi da fare. È interessante. È celebre la sua spiegazione di questo termine, lo leggo proprio con parole dell'autore, di De Benedetti. È la storia di uno scrittore bloccato, perduto di fronte al problema e compito e necessità di scrivere un libro, il suo libro. Dagli ostacoli che incontra, svogliatezze, ripulse, smentite, trae il senso di essere privo di vocazione, di essere un disperato, impotente, velleitario, che la sua vita sia una vita perduta dentro un tempo che gli porta via, distruggendole per sempre le cose che, nel momento stesso del loro passare, sono già passate. Si sono sottratte nella loro inafferrabilità, dunque un tempo perduto, come egli lo chiama. E il suo romanzo da fare sarà appunto, come dice il titolo, La ricerca del tempo perduto. Sempre De Benedetti, in una conferenza del 28, 5 anni dalla morte di Proust, erano appena usciti i due volumi, postumi due volumi gli ultimi 2 volumi dell'opera, nel distinguere ancora una volta il romanzo dall'autobiografia, diceva: Proust è invece, detrattori cari, un grandissimo artista. Dico che non lo sarebbe stato qualora si fosse contentato di raccontarci i suoi fatti personali, ma davvero che anche qui, come sempre per i critici, il miele è nella gola del leone. Bisognerà andarlo a carpire anche a costo di lasciarci le dita. Questo mi sembra per i proustiani una bella indicazione. Allora, Franco Moretti, appunto, che sapete, le opere Mondo, noi, come dire, abbiamo iniziato sotto l'egida di Franco Moretti, poi abbiamo inserito molte opere per noi, opere Mondo, abbiamo dimostrato come e perché siano opere Mondo. In questo caso Proust è un'opera Mondo e sta nella catalogazione di Moretti. E, allora, si pone in contrasto con De Benedetti e rifiuta l'associazione Joyce-Proust, per dimostrare piuttosto la sua tesi Joyce contro Proust.
Non è questione di gerarchie, dice Moretti, è che voglio porre in rilievo una caratteristica dell'evoluzione letteraria. Il fatto che momenti creativi, come gli anni di Proust e Joyce, sono momenti di divisione radicali e proprio per questo sono momenti creativi. È una storia a cespuglio quella a cui penso, con dei rami disuguali e asimmetrici che vanno ognuno per conto proprio e cercano magari di sopraffarsi a vicenda. Altro che spirito del tempo al singolare che ritorna tal quale in ogni quadro, in ogni sinfonia, in ogni romanzo, la storia letteraria è un campo di battaglia e lo è soprattutto negli anni del modernismo. Ecco, questo, cioè una minima circoscrizione dei giudizi critici, poi ci sarebbe da leggere e da portare ben altro, ma tanto perché De Benedetti è stato un grande lettore, poi ci sono stati critici più moderni, critici contemporanei, insomma, c'è un'altra storia, sarebbe da. Meriterebbe insomma un'analisi più profonda, ma lasciamo tutto lo spazio alla nostra relatrice. Dico solo una cosa delle traduzioni. Allora, la traduzione della Strada di Swann, così battezzata Natalia Ginzburg, è appunto la prima traduzione, forse non proprio la prima, ce n'è un'altra contemporanea, ma la più nota è questa di Natalia Ginzburg. È interessante sentire come la Ginzburg stessa si avvicinò all'impresa. Leggo due righe da questo libro molto interessante, si chiama È difficile parlare di sé, ed è un'intervista, conversazione a più voci condotta da Marino Sinibaldi, c'è anche Garboli, la Ginzburg, Giulio Einaudi che intervengono, ma insomma solo per questo aspetto dell'inizio, cioè lei non era una traduttrice, era una giovane che sapeva il francese come poteva saperlo. Allora, uno dei primi lavori che gli viene assegnato, e questo spaventerà chiunque comincia a lavorare nell'editoria, è la traduzione di Proust. Dice sì, dice Natalia Ginzburg, che io però facevo già al confino, avevo cominciato, in realtà ci ha lavorato molti anni, ci ha lavorato 8 anni. Ecco. Però insomma, cominciare la propria attività traducendo Proust, forse oggi. Beh, questo io l'ho detto, che era stato folle darmi questa traduzione. Io ero giovane, non avevo mai letto Proust quando ho incominciato a tradurlo. Però in famiglia era una presenza continua. De Benedetti, uno dei primi lettori italiani di Proust, era un corteggiatore di sua sorella. La Ginzburg dice, lui e Einaudi e Leone Ginzburg, gli avevano dato questa traduzione da fare che io ho fatto. Solo i due primi volumi, in realtà solo il primo volume. Adesso, dice l'intervistatore, fino a pochi anni fa c'era soltanto la traduzione Einaudi, poi con la liberazione dei diritti, in realtà molto prima della liberazione dei diritti, Raboni aveva potuto fare per l'opera in raccolta la traduzione di Proust. Dice, c'era la traduzione di Raboni. Giulio Einaudi interviene e dice, com'è la traduzione di Raboni, tu che l'hai confrontata, la Ginzburg? A me piace più la mia. Lei era così. E, tra le altre cose, più tardi aveva detto, imparai allora che cosa significa tradurre quel lavoro di formica e cavallo e di cavallo che è una traduzione, quel lavoro che deve combinare la minuziosità della formica e l'impeto del cavallo, e non si sa se sia più difficile fare la formica o il cavallo. Allora, citiamo, fermandoci alla prima edizione einaudiana pubblicata nel 49, dal 49 al 51, oltre alla Ginzburg, le traduzioni di Franco Calamandrei, Elena Giolitti, Franco Fortini, Giorgio Caproni. Poi citiamo l'ultima edizione einaudiana del 91, a cura di Mariolina Bongiovanni Vertini, condotta sul testo stabilito da Pierre Clarac e André Ferré, che conserva le medesime traduzioni ma arricchita di note e di saggi da Auerbach, Barthes, Macchia, Deleuze, eccetera. Poi appunto c'è la traduzione di Raboni, abbiamo detto, cioè, Raboni traduce molti anni dopo, questo ha un significato preciso, no? Perché c'è è passata molta critica dagli anni 40 agli anni 80 in cui traduce Raboni. E poi in realtà esce da diritti l'opera di Proust nell'87, quindi altri editori, sapete che c'è un termine, no, della durata dei diritti, altri editori affrontano l'impresa e quindi adesso abbiamo di tutto, abbiamo i tascabili economici Newton, abbiamo Rizzoli, insomma, abbiamo un po' di tutti. Volevo ricordare un altro traduttore, Bruno Schacherl, che aveva tradotto Casa Swan, aveva dato lui questo titolo, nel 1946 per Sansone. Però aveva tradotto poi soltanto questo.
Mi fermo qui soltanto per chiudere in leggerezza, non me ne vorrà la professoressa Sparvoli. Volevo leggere una cosa di Umberto Eco da Diario Minimo, quando Eco si finge, diciamo, lettore esterno di casa editrice, come lettore recensisce tutto, la Bibbia, eccetera, e sono tutte cose molto divertenti. Quindi, per esempio, recensisce La ricerca del tempo perduto. È senz'altro un'opera impegnativa. Forse troppo lunga, ma facendone una serie di pocket si può vendere. Tuttavia così non va. Ci vuole un robusto lavoro di editing. Guardate, questa è una finzione, non è eco, mi raccomando, non equivochiamo. Un robusto lavoro di editing. Per esempio, c'è da rivedere tutta la punteggiatura. I periodi sono troppo faticosi, ve ne sono alcuni che prendono un'intera pagina. Con un buon lavoro redazionale che li riduca al respiro di 2 o 3 righe ciascuno, spezzando di più, andando a capo più sovente, il lavoro migliorerebbe sicuramente. Se l'autore non ci stesse, allora meglio lasciar perdere. Così il libro è, come dire, troppo asmatico. Questa è una di queste divertissement di Umberto Eco. Insomma. E adesso direi che lasciamo la parola alla nostra specialista. Sono molto contenta che sia qui con noi. Grazie. In realtà vedrete da quello che dirò che ci sono molti legami tra l'introduzione e quello che io dirò e diciamo così fortuiti, perché in realtà, Non ci ecco. siamo per Ma non so, non funziona, mi avvicino così. Allora, io in questi anni, soprattutto gli anni che hanno portato alla redazione dell'ultimo libro su Proust, che è stato citato gentilmente, mi sono molto occupata della forma della recherche, cioè di come è costruito questo romanzo, di come è fatto. E allora ci si può chiedere se questo nasconda così una astratta preoccupazione, anche un po' formalista, da specialista, da addetti ai lavori. In verità, chiedersi come è fatta la recherche, qual è la forma della recherche, come è costruita, visto che qui siamo in un ciclo di conferenze dedicate proprio alle opere mondo, in realtà è una preoccupazione che è un'urgenza esistenziale, cioè c'è qualcosa che riguarda la vita dello scrittore nella forma che ha la recherche. Vi dico solo un frammento, no, di un famoso taccuino che si chiama gli specialisti di Proust conoscono come Carnet 1908, che è il taccuino sul quale sono come quando gli studenti preparano la tesi e fanno l'indice dettagliato, lì è un po' più disordinato, ci sono come dei titoli di cose che lui svilupperà. E allora lui dice: la pigrizia e l'impotenza si stanno rifugiando nell'indecisione sulla forma da dare all'opera. È come se decidere la forma che avrà questo romanzo fosse qualcosa che ha a che fare profondamente con l'esistenza. E direi testimonianze di questa valenza esistenziale della forma dell'opera sono sia dentro il romanzo e sia al di fuori del romanzo. Io qui vorrei citare qualche passaggio. Questa è una delle frasi più famose, di Proust, che sono frasi anche che ormai si trovano forse anche nei Baci Perugina, anche se non parla di tema amoroso, però è una frase molto antologizzata. Però, a mio avviso, è antologizzata tagliando la parte centrale, che invece è quella che ci interessa di più. La vraie vie, la vie enfin découverte, éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature. La vera vita, la vita finalmente scoperta e quell'éclaircie non è facilissimo da tradurre, ma significa chiarificata, resa chiara. La sola vita, di conseguenza, pienamente vissuta è la letteratura. Allora, spesso si cita questa frase dicendo la vera vita è la letteratura, che detta così potrebbe, diciamo, ingannevolmente indurci a ritenere che sia un po' una frase da esteta, come dire. La vera vita è nell'arte, quindi io quasi come dire dannunzianamente farei della mia vita un'opera d'arte. Ha senso vivere in mezzo ai libri, di libri, quindi vivere nella letteratura. Invece la frase ci dice un'altra cosa, e quell'altra cosa sta in mezzo, tra la
come dire, il soggetto con quell'abitudine che ha Proust, no, di ritardare il predicato rispetto al soggetto, però il cuore della frase è dentro, cioè la vita finalmente scoperta e chiarita e poi di conseguenza la sola vita pienamente vissuta. Ci dice qualcosa non sulla vita, ci dice qualcosa sulla letteratura, cioè che cos'è la letteratura? La letteratura è una forma di scoperta della verità della propria vita e di una chiarificazione della propria vita. Quindi la letteratura è, come dire, mettere luce laddove c'è l'oscurità, è dare una forma all'informe, qui già capiamo perché la forma è così importante, è dare verità e pienezza a ciò che invece non ce l'aveva, è anche dare un senso a ciò che sembrava insensato, cioè la vita finalmente scoperta e compresa, e parla della sua vita, come se solo la letteratura ci facesse scoprire una verità che riguarda la nostra vita. E a conferma di questo concetto, cioè che la letteratura serve a fare chiarezza sull'esistenza, leggiamo invece un'altra testimonianza doppia, tratta dalla vita reale, non più dalla finzione romanzesca. La prima sono alcuni stralci di una famosa recensione. Prima si diceva appunto che la Proust, questo c'è qui qualche mio studente che già sa tutta la storia, ma ci sembrerà assurdo, ma Proust ha fatto fatica a pubblicare il primo tomo del suo romanzo, Du côté de chez Swann, e ha fatto fatica per un motivo, direi, ideologico e pregiudiziale, nel senso che in particolare qui ci riferiamo al rifiuto che più bruciò Proust, cioè quello di Gallimard, cioè l'editore della Nouvelle Française, che era, diciamo, la rivista più importante dell'epoca alla quale Proust era abbonato, quella che sostanzialmente sanciva, come dire, gli in e gli out, cioè chi erano i grandi letterati dell'epoca. Venivano pubblicati, potevano mandare delle anticipazioni dei loro scritti alla Nouvelle Revue Française. C'era Gide, questi sono i personaggi che stavano alla Nouvelle Revue Française. E racconta la cameriera di Proust, che è diventata assai famosa, Céleste Albaret, che ha scritto anche una famosissima e bellissima biografia di Proust, che a suo avviso questi signori della redazione non avevano nemmeno aperto il manoscritto che aveva inviato Proust, perché dice: io riconosco gli stessi nodi ai cordoncini che ho fatto io quando ho preparato il pacco. E perché? Perché questi signori non si sono nemmeno degnati di leggere il manoscritto proustiano? Proust aveva pubblicato qualcosa in giovinezza, aveva pubblicato un libro prezioso che si chiamava Les plaisirs et les jours, aveva in verità pubblicato alcune traduzioni dall'opera di John Ruskin, però non era considerato un intellettuale da Nouvelle Revue Française, non era soprattutto un intellettuale che potremmo definire rive gauche, cioè era uno che stava nei quartieri alti, altissimi, era uno che era nato a Auteuil, era nel 16° arrondissement, frequentava i salotti, era un mondano. Quindi per gli uomini della NRF, che invece facevano della letteratura qualcosa di serio, non parliamo di letteratura impegnata in senso politico, però una sorta di vocazione intellettuale, seria, importante, Proust era uno che non aveva mai lavorato in vita sua, non aveva bisogno di lavorare, quindi aveva una cattiva fama, era uno estremamente brillante nei salotti, era uno che aveva proprio un successo snob. Infatti quando poi Gide, che era stato fra quelli che avevano rifiutato il manoscritto proustiano, si trova poi davanti il testo pubblicato da Grasset, appunto,
scrive una lettera a Proust che, voglio dire, nella vita piacerebbe a ognuno di noi ricevere una lettera di questo genere da quello che viene considerato il più grande letterato della sua epoca, in cui dice: non aver rifiutato il vostro manoscritto è l'errore più grande della mia vita, eccetera eccetera. E lui dice: noi vi credevamo du côté de Guermantes, cioè noi pensavamo che voi foste snob come i vostri personaggi. E allora, però, questo succede qualche, diciamo, giorno dopo l'uscita invece di questa recensione. Du Côté de Chessuane, il primo tomo della Recherche, esce nel novembre 1913. Nel gennaio 1914, sulla Nouvelle Revue Française, compare questa recensione di uno di questi intellettuali che si chiama Henri Guéon, che si esprime in questi termini. Sentite, qui c'è proprio, ci sono delle osservazioni, dei pregiudizi di carattere, diciamo, socioculturale, e poi ci sono invece delle notazioni proprio estetiche precise. Dice così: sentiamo, si sente che il signor Marcel Proust ha davanti a lui tutto il tempo che occorre per maturare, mettere assieme, realizzare un'opera considerevole. Noi leggiamo il sottotesto, è uno che non ha assolutamente niente da fare, quindi c'ha tutto il tempo di scrivere un'opera che potrebbe essere tendenzialmente infinita. Tutto il tempo è a sua disposizione, ne approfitta a suo modo, lo considera in anticipo come tempo perduto. Allora qui gioca tra l'altro col doppio significato del termine perdu, tempo perduto nel senso che è andato via, anche tempo perso, sprecato, e quindi lo considera in anticipo come tempo perduto, dunque non saprebbe meglio impiegarlo se non a raccogliere i ricordi ancora vivi in lui di un tempo anch'esso già perduto, qui nella seconda accezione, cioè il tempo che se n'è andato. Ce lo confessa e registra un fallimento di cui non avrà scrupolo di vantarsi, ma di cui tiene lealmente a farci il resoconto. E anche qui, allora, dice: come fa uno che non c'ha niente da fare come il signor Marcel Proust? Raccoglie i suoi ricordi, li mette assieme e registra fedelmente un fallimento, perché questo tempo è perduto, è andato, devastato dall'oblio, eccetera eccetera, di cui questa frase è significativa: non avrà scrupolo di vantarsi. Quindi tratta un po' Proust da egotista decadente, uno che parla di sé e che tutto sommato si compiace della propria decadenza, del proprio fallimento, così come era una certa estetica fin de siècle, no? Questo quasi compiacersi, come dire, del proprio fallimento come segno di suprema raffinatezza. Quindi vede così Proust. Dopo che, ecco, loisir è uno di quei termini veramente intraducibili in italiano. Loisir sono i divertimenti del tempo il tempo libero, dopo che il tempo libero di vivere, c'è sempre l'accusa sotterranea: non fai niente dalla mattina alla sera, signor Proust, ha permesso al signor Proust di prendere interesse e piacere a ogni momento della vita, qui siamo veramente lontani dalla verità, il piacere, il loisir, il piacere a tempo perso di scrivere lo condurrà a non tenerne nessuno di questi momenti per trascurabile. Sentite qui che accusa terribile, e a fare ciò che è propriamente il contrario dell'opera d'arte, vale a dire l'inventario delle sue sensazioni, la rassegna delle sue conoscenze, e a tratteggiare il quadro successivo, mai d'insieme, mai intero, della mobilità dei paesaggi e delle anime. Quella soddisfazione organica che ci procura un'opera di cui noi abbracciamo con un solo sguardo tutte le membra, la forma, lui ce la rifiuta ostinatamente. Quindi sempre questo tema del loisir, del tempo perduto, eccetera, ma gli dice qualcosa di più grave, cioè fa una notazione estetica che per l'estetica della Nouvelle Revue Française era
la massima colpa, cioè non dà una forma a quest'opera, è un elenco, un repertorio, un inventario, una rassegna delle sue sensazioni, non ci dà quel piacere dell'unità organica dell'opera, cioè è un cesellatore, è un raffinato, ma fa il contrario di quello che è un'opera d'arte, quindi non fa un'opera d'arte, cioè la Recherche, l'inizio, il primo volume della Recherche, non sarebbe annoverabile, secondo Guéant, tra le opere d'arte. Diciamo che poi se n'è pentito, credo amaramente, di questo giudizio, ma perché per lui un'opera d'arte è qualcosa che ha una forma e qui sembra tutto essere informe. Naturalmente Proust, ci sono anche delle notazioni positive in questa recensione, però dice questo romanzo di Proust è più interessante da un punto di vista documentario, cioè ci dà come dire, un quadro di quella che è la sensibilità contemporanea. E poi dice ci sono alcuni punti che sono scritti molto bene, eccetera, eccetera. Però Proust naturalmente non legge con contentezza questa recensione. Tuttavia c'era un personaggio molto intelligente alla Nouvelle Revue Française che era Jacques Rivière, che diventerà poi un amico di Proust, che era il segretario, il quale evidentemente, purtroppo questa lettera noi non la possediamo, invece amò subito il romanzo di Proust, che poi negli anni, gli altri 6 tomi verranno pubblicati da Gallimard, per l'appunto, anche il primo sarà ripubblicato. E allora evidentemente gli scrive una lettera in cui gli dice che ha capito perfettamente il senso del suo romanzo. Noi possiamo dedurre il contenuto di questa lettera da quella che invece gli invia Proust e che fortunatamente possediamo. E dice così: signor Rivière, finalmente trovo un lettore che, quello scritto in corsivo, quindi Proust nel manoscritto della lettera lo sottolinea, che indovina che il mio libro è un'opera dogmatica e una costruzione. Qui dice già due cose fondamentali. Già dice indovina, vuol dire ci voleva uno sforzo, perché lì per lì poteva sembrare non essere così. E poi dice opera dogmatica. Voi capite che da una parte c'è loisir, tempo libero, e dall'altra parte dogmatica, quindi un'opera in cui c'è un dogma, in cui c'è una verità che io, una convinzione quasi metafisica, e una costruzione. Guéant gli dice che non c'ha né capo né coda, che è un elenco di sensazioni, e invece Rivière ha capito che è una costruzione. E poi dice ancora: ho trovato più onesto e più delicato come artista di non lasciar vedere, di non annunciare che era proprio alla ricerca della verità che io partivo, né in che cosa essa, cioè questa verità, consistesse per me. Detesto a tal punto le opere ideologiche in cui il racconto è tutto il tempo un fallimento delle intenzioni dell'autore che ho preferito non dire niente. È solo alla fine del libro e una volta comprese le lezioni della vita che il mio pensiero si svelerà. Quindi dice: c'è un dogma, c'è un'idea, potremmo dire anche un'ideologia in quello che scrivo, ma io ho preferito non dirlo prima perché detesto le opere ideologiche. Nella Recherche dirà una cosa bellissima, che un'opera d'arte su cui ci sono delle teorie è come un oggetto prezioso su cui è stato lasciato il cartellino del prezzo, quindi proprio si deve dedurre l'idea, non deve essere annunciata. E poi dice: solo alla fine del libro, una volta comprese le lezioni della vita, si svelerà il mio pensiero. Quindi in qualche modo annuncia che il protagonista del suo romanzo deve passare attraverso una serie di prove, quindi annuncia che il suo è un romanzo di formazione, in cui si deve costruire questo personaggio che sarà poi in grado di scrivere l'opera d'arte, ma lo capirà alla fine. E poi questa frase finale bellissima:
No, se io non avessi delle credenze intellettuali, se io cercassi semplicemente di ricordarmi e di fare copia conforme con questi ricordi dei giorni vissuti, cioè se io i ricordi che ho scritto in questo libro fossero semplicemente una copia dei giorni vissuti, io non mi prenderei, malato come sono, la pena di scrivere. E anche in questa frase ci sono tante indicazioni. La prima è che lui ha delle credenze intellettuali, quindi io non sono quel decadente pessimista, io non ho semplicemente nel mio libro registrato, perché Guéant dice enregistrer sa faillite, registrare il suo fallimento, non me ne vanto per niente, io non sono uno che non crede, non ha delle credenze intellettuali, e soprattutto io non ho fatto con questa opera una rassegna dei miei ricordi, cioè non ho, come dire, messo così come sono i miei ricordi dentro l'opera d'arte. L'opera d'arte non è una mimesi dei della mia vita, perché se così fosse non varrebbe la pena scrivere malato come sono, prima abbiamo finito sul termine asmatico. Proust è un grande malato, malato di, non si sa bene di che cosa, diciamo di asma, ma insomma profondamente nevrotico, l'asma psicosomatica, malato di un legame inscindibile con sua madre e tutta una serie di altre questioni. Però certamente è uno che passa molta della sua vita a letto. Proust è uno che da un certo momento in poi della sua vita aveva completamente invertito il giorno con la notte, per cui era impossibile invitarlo a pranzo, perché lui cominciava a uscire di casa verso le 9 di sera. Era praticamente, si, in questo modo quasi si era messo fuori, no? Dalla vita attiva e produttiva, giustamente come dice Guéant per certi versi. E dice: io non varrebbe la pena scrivere, cioè se l'arte fosse una copia della vita non varrebbe la pena scrivere, non avrebbe alcun senso. In un punto del romanzo dirà: se l'arte è solo un'imitazione della vita, allora non è più reale della vita. E invece vi ricordate che nella frase da cui abbiamo cominciato si diceva che la letteratura era la vera vita, ma se è la copia della vita non vale la pena. E i frequentatori dell'opera prustiana sanno anche che questo era proprio un pallino, un'ossessione per Proust, questa separazione tra la vita e la letteratura, il che è paradossale, no? Per un'opera che noi sentiamo e sappiamo essere profondamente autobiografica, perché da un lato Proust dice: noi possiamo parlare solo di quello che abbiamo vissuto e sperimentato, quindi la sola materia possibile dell'opera d'arte è la nostra esistenza, e dall'altro ci tiene a dire che l'opera d'arte tira fuori un io che non è quello che vive nella vita quotidiana e nella società. E questo stava particolarmente a cuore a Proust, proprio perché aveva una percezione dello scacco, del senso di fallimento della sua vita, della pigrizia, dello snobismo, della mondanità, dell'amore senza costrutto in cui si perdeva, del fatto che era uno che non aveva corrisposto probabilmente alle attese dei suoi genitori. Il padre di Proust era un medico famosissimo. E allora dice: se uno dovesse giudicare, così come fa Guéant, la mia opera dalla mia vita, allora io sarei perduto in qualche modo. Ma c'è, come dire, un io diverso che scrive l'opera d'arte. E poi in questa lettera dice anche un'altra cosa, perché uno dei punti che avevano probabilmente indotto al convincimento che si trattasse di un'opera decadente, pessimista, disincantata, in questo elegante, no, nel suo disincanto, era anche il finale del primo volume della Recherche, che peraltro è un finale di straordinaria bellezza, anche questo molto famoso, fra un attimo lo leggiamo.
E che però Proust dice sempre in questa lettera a Rivière che questo finale, lui dice, è il contrario delle mie conclusioni dell'ultimo volume, perché è un finale pessimista e disincantato. Prima cosa, ho dovuto metterlo lì, era in un altro punto, perché l'editore mi ha detto che più di 500 pagine non poteva essere il libro. Proust, fosse stato per Proust, la Recherche doveva uscire tutta assieme. Direi per fortuna non è uscita tutta assieme. Perché? Perché negli anni ha scritto molto e molto di più, perché poi c'è stata l'interruzione della guerra e durante la guerra la Recherche è cambiata, completamente è stata rimaneggiata. Ma fosse stato per Proust avrebbe fatto un unico romanzo senza interruzione. Quindi ho dovuto chiudere e comunque quella chiusa rappresenta una tappa che sarà smentita poi in seguito. Questa conclusione a cui arriva il mio eroe sarà sconfessata in seguito, e adesso la leggiamo questa conclusione straordinaria. Allora, il protagonista che noi, diciamo, studiosi di Proust chiamiamo il narratore della Recherche, perché in realtà non bisogna dire che si chiama Marcel, perché non è un'autobiografia, è il personaggio che dice io nella Recherche, e torna dopo anni al Bois de Boulogne, questo luogo dell'infanzia in cui amava vedere arrivare la carrozza di Madame Swann, che era diciamo la madre della ragazzina di cui era innamorato, e questa arrivava come una specie di divinità con questa meravigliosa carrozza, con questi abiti color malva come le donne di Monet, no? Erano veramente le divinità del Bois de Boulogne. E lui torna dopo un po' di anni e si rende conto che la moda è cambiata, che le donne si vestono diversamente, quindi in qualche modo c'è come la morte degli dèi, e dice così: la realtà che avevo conosciuto non esisteva più. Bastava che Madame Swann non arrivasse identica allo stesso momento perché il viale fosse tutt'altro. I luoghi che abbiamo conosciuto non appartengono solo al mondo dello spazio in cui noi li situiamo per maggior facilità. Essi non erano che una sottile fetta in mezzo a impressioni contigue che formavano la nostra vita di allora. Il ricordo di una certa immagine non è che il rimpianto di un certo istante, e le case, le strade, i viali sono fuggitivi, ahimè, come gli anni. Così finisce il primo volume della Recherche, con questa frase malinconica, no? Che dice che luogo e tempo sono compenetrati l'uno dell'altro e che ritornare negli stessi luoghi a distanza di anni vuol dire rimanere delusi, non ritrovarli più, I luoghi non sono più gli stessi. Io non ricordo un luogo, ma ricordo un tempo in cui ho frequentato questo luogo. E dice però Proust che questa conclusione, che a noi sembra bellissima peraltro, diciamoci la verità, non esprime affatto il suo pensiero, e che alla fine del romanzo il suo protagonista scoprirà una verità che riscatterà questo senso di disgregazione malinconica, questa idea che tutto sia fuggitivo, eccetera, eccetera. Ed è questa verità che tutto conduce alla scrittura di un'opera d'arte, alla creazione di un'opera d'arte. Ma che tipo di opera d'arte? E qui veniamo al tema delle nostre conferenze. Un'opera che sia costruita come un mondo, un'opera mondo, cioè un universo in cui tutti i frammenti, tutto ciò che è stato disgregato e disperso nella vita si tenga finalmente assieme, che sia esattamente il contrario di questa volontà, di questo cupio dissolvi melanconico, di questa idea della fine di tutto. Possiamo quasi dire che l'opera che arriva una volta che si sono capite le lezioni della vita
e le lezioni della vita sono tutte nel senso del disinganno e della disillusione, è quasi un fatto di salute, non solo di salvezza perché mi salva dal fallimento della mia vita, ma proprio di salute psichica, no? Anziché abbandonarmi al senso della fine di tutto, io anche, voglio dire, eticamente costruisco, cioè non mi metto a scrivere un'opera abbandonandomi al flusso dei miei ricordi eccetera, ma compongo, do una forma, e vedete che qui la forma diventa un fatto veramente salutare, eh? Io scrivo un'opera che è un mondo costruito, che si tiene assieme, un mondo sensato. E questa, naturalmente, questa scoperta che Proust fa fare al suo protagonista, il quale dirà: costruirò il mio romanzo come una cattedrale, o anche più modestamente come un vestito, come un vestito in realtà in cui metto assieme dei pezzi di stoffa che sono i frammenti della mia esistenza, ma io li cucio, ecco. Questa scoperta l'aveva fatta anche Proust, questa idea che l'opera d'arte bisognava costruirla così. E in effetti, tra l'opera giovanile e La Recherche, c'era stato un altro tentativo romanzesco, sempre di romanzo di formazione, sempre possiamo dire di opera mondo, che è noto agli studiosi come il Jean Santeuil, che però aveva questo vizio: era un insieme di frammenti, e paradossalmente, anche se è scritto alla terza persona, molto più autobiografico di quanto non sia La Recherche, nel senso che Jean Santeuil era proprio Marcel Proust di quegli anni. E lì sì che probabilmente avrebbe fatto quello di cui lo accusa Guéant, cioè un repertorio di impressioni e di sensazioni. Poi a un certo punto, anche attraverso lo studio del grande critico inglese, scrittore inglese John Ruskin, e di un altro grande critico francese che si chiama Émile Malle, scopre questo grande modello di opera mondo che è la cattedrale gotica. Perché la cattedrale gotica è un modello di opera mondo? Perché la cattedrale gotica, così come gli insegnano sia Ruskin sia Malle, è una sorta di riassunto del mondo. Nella cattedrale c'è la vita sacra e la vita profana, nelle cattedrali gotiche, nei portali, nella miriade di sculture, nelle vetrate sono rappresentate episodi della storia sacra, delle vite dei santi, ma anche i mestieri, anche gli animali, i fiori. C'è una famosa cattedrale di Lyon in Francia in cui sono stati messi le sculture dei due buoi che hanno portato l'aratro, che portava i materiali da costruzione. Per dire, tutta la vita degli uomini dell'epoca è dentro la cattedrale, quindi un'opera mondo, e allo stesso tempo quest'opera mondo ha, come dire, come una spinta sublimatoria verso un senso, perché il problema è la dispersione e la mancanza di senso, la mancanza di luce, l'oscurità, no? Invece dell'esistenza, mentre qui tutta l'esistenza tende verso Dio. Direi che la vita dell'uomo più umile del Medioevo è come dire trasfigurata dal fatto che in essa si legge il progetto di Dio nel mondo, e tutto questo la cattedrale lo dice in modo straordinario. Potremmo dire che la cattedrale gotica fa del mondo, baudelarianamente, una foresta di simboli e di corrispondenze, perché ogni elemento della cattedrale corrisponde a una verità, un simbolo, un concetto, un pensiero. Un'altra idea che Proust mutua da Ruskin è l'idea che la cattedrale sia un grande libro, sia veramente il libro di chi non sa leggere, perché c'è tutto scritto nella cattedrale.
E allora questo modello di opera è effettivamente il modello che gli si impone come antidoto a questa dispersione, a questa disgregazione, anche a questa, io la definisco nel mio lavoro, melanconia, proprio questa spinta verso il basso, e invece questo cadere insieme alla propria delusione. Ecco, queste cose che vi ho appena esposto e che Proust trova sulla sua strada quando incontra il modello della cattedrale gotica e decide che la sua opera sarà una cattedrale. Badate bene, Proust lo decide quando comincia a scrivere il suo romanzo, che scrive così: lui scrive l'inizio e la fine del romanzo, cioè quindi scrive quello che è nel primo volume e quello che è nel Temps retrouvé. Poi in mezzo l'opera cresce a dismisura, noi vediamo che fra un po' lui parlerà di 3 volumi, lui era convinto di scriverne solo 3, poi in realtà la ricerca è fatta di 7 volumi, ma nonostante l'opera poi gli cambi tra le mani, lui continua a credere in questo modello, in questa forma di opera cattedrale. E allora questo alla fine del romanzo si profila molto bene, cioè questa scelta del modello della cattedrale gotica per le caratteristiche che vi ho illustrato si vede molto bene nel fatto che il protagonista è passato attraverso una serie di delusioni, è convinto ormai, qui si citava anche la bellissima osservazione di De Benedetti, di non avere alcun talento per la scrittura, è stato in una casa di cura per curarsi, così racconta, riceve un invito della principessa di Guermantes, quindi questi aristocratici che erano stati il mito della sua infanzia, e decide di andarci perché dice: tanto io non sono fatto per fare lo scrittore, tanto vale che, come dire, che mi vada a divertire a una festa, per dirla in soldoni. E invece, proprio durante questa mirabile descrizione di questa matinée dalla principessa di Guermantes, gli capitano una serie a valanga quasi inverosimile di episodi di memoria involontaria, per cui inciampa su un gradino sconnesso nel cortile mentre entra e si ricorda del pavimento del battistero di Venezia, poi si asciuga con un tovagliolo la bocca e si ricorda dell'asciugamano con cui si è asciugato in un viaggio che ha fatto a Baalbek, eccetera eccetera, e dice: ma caspita, ma allora la mia vita non è stata così brutta, perché adesso che mi sta ritornando vivido il ricordo, allora io provo una gioia immensa, e allora la vita forse non è così inutile. Quindi ritrova la fede nella bellezza, la fede quella, per dire, che sostiene i costruttori della cattedrale gotica. Ritrova la fede, però dice: ma come faccio, questi episodi di memoria involontaria vanno e vengono, come faccio a trattenerli? Allora questi episodi, questi momenti di magica resurrezione, che erano stati peraltro anticipati dalla Madeleine del primo romanzo, li fisserò in un'opera d'arte. E però quest'opera d'arte, in realtà si rende subito conto, non posso farla solo parlando di queste epifanie, di questi momenti straordinari, sarà fatta l'opera d'arte anche con l'intelligenza che decifrerà, che farà della mia vita, e qui ritorniamo a quello che dicevo prima, una serie di segni, cioè io metterò assieme tutte le delusioni della mia vita, le illusioni e le delusioni, e ne trarrò delle leggi universali, cioè quello che per me è sembrato insensato, tutto quello che mi è capitato, può diventare simbolo che mi rimanda a una verità universale, per questo l'opera dogmatica, e io questa verità la posso trasmettere al lettore, e prima di trasmetterla al lettore l'avrò capita io, quindi la mia vita, e ritorniamo alla frase iniziale, finalmente la scoprirò, la chiarirò a me stesso attraverso l'opera d'arte, e forse la vivrò pienamente perché me ne approprierò completamente. Tutto a posto,
sembrerebbe. Si scopre il modello, la stessa scoperta la fa fare al suo eroe, che quindi avrà la ricetta per fare questo romanzo. Tuttavia i lettori della recherche, soprattutto quelli attenti, si sono sempre chiesti: ma il romanzo che il narratore scriverà è quello che abbiamo appena letto? È la recherche? E la recherche è fatta proprio così come ci racconta alla fine il narratore, cioè è una cattedrale perfettamente compatta in cui tutto ha senso, in cui tutto rimanda ad altro, in cui ogni frammento di vita contingente, individuale, è diventato una specie di verità universale che pacifica tutti i contrasti, che salva la vita, che ti guarisce dalla malattia, eccetera, eccetera. E in realtà la recherche non è esattamente questa cosa qui. E non lo è per vari motivi. È un'opera molto più complessa e ambigua di questo. Primo, banalmente, perché come tutti i romanzi di formazione, potremmo dire anche come tutte le opere mondo, contiene, come dire, gli errori e le rettifiche. Cioè lui, Proust, dice che questa evoluzione di un pensiero, sempre nella famosa lettera, io non ho voluto analizzarla astrattamente, ma ricrearla, farla vivere. Cioè io non volevo dire subito dove andavo a parare, io volevo che il lettore capisse gli inganni a cui andava incontro il protagonista, fino addirittura a pensare di non essere tagliato per fare lo scrittore, e poi sarebbe venuta fuori la verità. Dice: sono quindi obbligato a dipingere gli errori senza credere di dover dire che li considero errori. Peggio per me se il lettore crede che io li considero la verità. Il secondo volume accentuerà questo malinteso, spero che l'ultimo lo dissiperà, perché lui pensava che ne avesse tre, che ne avrebbe avute tre la sua opera. Però noi sappiamo che spesso gli errori sono più interessanti delle rettifiche. In fondo il lettore della recherche, per esempio, vagli a dire che l'amore è il più grande inganno, il più grande rischio a cui va incontro l'uomo di talento. Per esempio Swann, che è il protagonista di questa meravigliosa e triste e angosciante, piena di sofferenze, meravigliosa per il lettore, non certo per lui, non c'è nulla di meraviglioso, storia d'amore con Odette, e non diventa neanche scrittore, quindi è fallito su tutta la linea, mentre almeno il narratore, che pure ha una serie di amori disgraziati, però almeno alla fine ha la consolazione di diventare scrittore. Però Swann a noi piace moltissimo, è un personaggio che amiamo, così come amiamo Charlus, un altro che passerà nell'inferno dell'amore e della gelosia, non diventerà uno scrittore nemmeno lui. Quindi quelli che lui chiama errori sovente sono tutta la bellezza del romanzo. Salto su una lunga e bella citazione perché vedo che il tempo stringe. Ma non è soltanto per questo, che naturalmente è anche, come dire, l'effetto secondario, no? Io sono uno scrittore, penso che la cosa bella della mia opera sia questa, e invece i lettori ne amano un'altra, e questo è il destino di tutti gli artisti, no? Perché poi l'opera d'arte appartiene, come dire, al lettore. Ma proprio perché se, a mio avviso, nella recherche agisce una spinta contraria a quella che vi ho appena detto. Cioè, da una parte c'è un pensiero dominante, come un'ideologia dominante, che è quella della costruzione. Cioè tutti i frammenti di esistenza devono essere rimessi assieme, ridetti, rielaborati, portati a diventare universali. Cioè dalla mia storia personale il lettore deve dedurre la sua storia, i suoi amori, i suoi fallimenti, le sue verità, i suoi desideri. E quindi questa spinta verso la salute, per certi versi, verso la sublimazione, cioè tutto tende, c'è cioè una specie di religione dell'arte, direi di etica dell'arte,
l'arte, tutto deve essere impiegato per l'opera. E però c'è una spinta che invece va in direzione opposta, cioè una spinta a voler rimanere nella tristezza, a non volerla redimere nell'arte, a ricordare la vita, i suoi fallimenti, le sue ferite per quello che sono. Una specie di, se noi prendiamo le categorie di Baudelaire, una ostinazione nello spleen, cioè in questo andare giù, dire che tutto è finito, che tenersi il proprio lutto senza elaborarlo, soffrire per la perdita senza risarcirla con un'opera d'arte. Quindi non l'ideale, ma rimanere nello spleen, rimanere attaccati allo spleen, che però è anche, come dire, la mia vita singolare di uomo, che io non voglio disciogliere nell'universale dell'arte. E per cui quel famoso finale melanconico del primo tomo in verità non è un caso sporadico, lì dice, lì parla una voce che non è ancora quella dell'uomo che diventerà scrittore, ma in realtà quella voce lì parla anche da altre parti del romanzo. E allora ne citiamo solo due, sono un bel po', non tantissime naturalmente, perché è chiaro che tutto il romanzo tende verso quell'altra verità, ma ci sono sicuramente, c'è questa voce in controtendenza. Allora, qui siamo di nuovo nel primo volume del romanzo e siamo alla fine di una delle più celebri scene della Recherche, che è quella del bacio della buonanotte. Il protagonista bambino non può addormentarsi senza il bacio materno. In realtà anche col bacio materno non è che le cose funzionino un granché, perché c'è questo tema costante dell'angoscia del dover dormire solo in una stanza, è un tema costante in tutta l'opera di Proust, questa idea di affrontare le tenebre, il sonno da soli, come dire, una metafora del distacco, no, dalla simbiosi amorosa per antonomasia, archetipica, con la madre. E c'è una sera in cui la madre ha ospite Swann, per l'appunto, e allora, siccome si intrattiene con l'ospite, siamo nella casa di campagna di Combray, e non può andare, il bambino deve andare a letto presto, e quindi non può andare a dare sto bacio al bambino, il quale è, come dire, preso dall'angoscia più assoluta, manda prima la cameriera con un biglietto per dire alla madre che ha assolutamente bisogno di parlarle, che deve salire in camera, eccetera. La madre assolutamente rifiuta, anche perché vorrebbe svezzarlo, vorrebbe fortificarlo. Alla fine lui prende questa solenne decisione di rimanere alzato fino a che i genitori non torneranno a letto, cosa che per i bambini di adesso è una cosa normale, ma all'epoca era, come dire, una trasgressione suprema rimanere alzato fino a tardi. E lui sta sul pianerottolo, diciamo, fuori della sua stanza, e dal piano di sotto cominciano a salire i suoi genitori, e lui vede proiettata in una scena memorabile l'ombra della candela di suo padre. E lui, il padre rappresenta, come dire, lacanianamente, il nome del padre, la legge, come dire, quello che dirà assolutamente non facciamo queste smancerie, devi andare a letto, eccetera eccetera, il bacio della mamma non è inutile, eccetera eccetera. E invece succede l'imprevedibile, nel senso che la madre si arrabbia perché avrebbe un progetto educativo sul figlio, il padre, che è un personaggio pragmatico, vede questo bambino disperato e dice, vabbè, per questa notte, visto che sta così male, puoi dormire nella sua stanza. Quindi gli concede qualcosa che non gli ha mai concesso. E ci sono delle lunghe, mirabili riflessioni su questa imprevista felicità, che però è una felicità a metà, perché è una felicità che arriva dopo una grande disperazione e che fa capire al bambino di essere un malato, di essere uno che non ce la fa a stare da solo. E allora
improvvisamente, dopo che ha raccontato e ha raccontato al passato remoto questo episodio, scrive così: sono passati molti anni da allora. Il muro della scala dove vidi salire il riflesso della sua candela, cioè della candela di mio padre, non esiste più da molto tempo. Anche in me molte cose sono state distrutte che io credevo dovessero durare per sempre, e di nuove se ne sono edificate, dando origine a pene e a gioie nuove che non avrei potuto prevedere allora, allo stesso modo in cui le antiche mi sono diventate difficili da comprendere. È anche molto tempo che mio padre ha cessato di poter dire alla mamma va col piccolo. La possibilità di tali ore non rinascerà mai per me, ma da un po' di tempo ricomincio a percepire molto bene, se presto l'orecchio, i singhiozzi che ebbi la forza di contenere davanti a mio padre e che scoppiarono soltanto quando mi ritrovai da solo con mamma. In realtà non sono mai cessati, ed è soltanto perché la vita ora tace di più intorno a me che io li sento di nuovo, come quelle campagne di conventi che durante il giorno i rumori della città coprono così bene che le si crederebbe arrestate, ma che si rimettono a suonare nel silenzio della sera. Qui ci sono delle cose magnifiche, no? in questo passo, uno dei tanti meravigliosi passi di questo romanzo. Innanzitutto la cosa più sconcertante è questa dislocazione temporale. Cioè, improvvisamente dice: sono passati molti anni da allora, oggi queste cose, è ormai molto tempo che mio padre ha cessato di poter dire a mia madre va col piccolo. E perché? Perché è morto lui, è morta la madre. Chi è che parla in questo passaggio? Nel lungo racconto della recherche non si parla né del padre, a un certo punto non si parla più, sparisce dal romanzo, ma la madre è ancora viva quando il protagonista diventa, cioè scopre la sua vocazione letteraria. Qui sembra parlare il narratore fuori dal suo racconto, o addirittura lo scrittore Proust, l'uomo Proust che parla al lettore adesso mentre io scrivo il romanzo, adesso mentre tu mi leggi, queste cose sono lontanissime per me, la possibilità di tali ore non rinascerà mai per me. Quindi già questa dislocazione temporale, come fuori dal racconto, un elemento di disordine nella compattezza perfetta del racconto. E poi il contenuto di questa confessione, perché lui dice: quei singhiozzi io adesso li ricomincio a sentire, adesso che sono vecchio, perché dice ora che la vita tace intorno a me di più, ma in realtà non sono mai cessati. Quindi l'opera d'arte non li ha compensati, non li ha guariti, non li ha redenti, no, sono rimasti lì i singhiozzi, il pianto del bambino separato dalla madre, il bambino che è dentro di noi. Puoi fare anche 70 opere mondo, sempre lì rimane. E questo lo dice all'inizio del romanzo, quando sta per dire al suo lettore come la vita si riscatta in opera d'arte, dice contestualmente: guarda che quel dolore lì nessuna opera d'arte lo riscatta, quei singhiozzi ci saranno sempre. Questo è uno dei passaggi. E un altro straordinario, ancora una volta sempre attorno alla figura materna, invece questo è collocato verso la fine del romanzo, nel penultimo tomo della Recherche, cioè Albertine Disparue, in cui il narratore racconta di un viaggio a Venezia fatto con sua madre, grande viaggio, come dire, anche questo compensatorio. Proust in verità era stato con sua madre nel 1900 a Venezia, e lui immagina questo viaggio a Venezia con la madre, che in verità quando lui scrive l'opera è già morta, come il viaggio perfetto, nel senso che la madre è tutta per lui. Perché padre non c'è, è sparito, non si sa dove sia. Il fratello è stato cassato proprio all'origine della recherche.
non c'è nessun fratello del protagonista, e in più la madre è in lutto perché ha perso sua madre, quindi è come se fosse una figura sottratta alla sua vita personale, non può più, per farla breve, intrattenere ospiti, è tutta per me, è anche in lutto, quindi è tutta dedita a me, e in questo passo lo dice in un modo magnifico. È una frase proustiana, quindi ha la sua complessità, mi avventuro così nella traduzione indiretta. E poiché dietro quelle balaustre di marmo di diversi colori la mamma leggeva aspettandomi, col viso contenuto in una veletta in tulle di un bianco lacerante come quello dei suoi capelli, per me che sentivo che mia madre l'aveva, nascondendo le sue lacrime, aggiunta al suo cappello di paglia, un po' per avere l'aria meglio vestita davanti alle persone dell'hotel, ma soprattutto per sembrarmi meno in lutto, meno triste, quasi consolata della morte di mia nonna. Poiché, non avendomi riconosciuto subito, non appena dalla gondola la chiamavo, lei inviava verso di me dal fondo del suo cuore il suo amore, che non si arrestava se non là dove non c'era più materia per sostenerlo, alla superficie del suo sguardo appassionato che lei avvicinava a me il più possibile, che cercava di innalzare sporgendo le labbra in un sorriso che sembrava baciarmi. Nella cornice e sotto il baldacchino del sorriso più discreto dell'ogiva illuminata dal sole di mezzogiorno, trattino, a causa di questo, tutto quello che ha detto prima, quella finestra ha preso nella mia memoria la dolcezza delle cose che ebbero nel nostro stesso tempo accanto a noi la loro parte in una certa ora che suonava la stessa per noi e per loro. E per quanto pieni di forme mirabili siano i suoi regoli, questa finestra illustre conserva per me l'aspetto intimo di un uomo di genio col quale si sia passato un mese in uno stesso luogo di villeggiatura, che vi abbia contratto per noi una qualche amicizia. E se da allora, ogni volta che vedo il calco di quella finestra in un museo, sono obbligato a trattenere le mie lacrime, è semplicemente perché esso mi dice la cosa che può commuovermi di più. Mi ricordo molto bene vostra madre. Anche qui improvvisamente un presente. Prima racconta quello che succedeva e poi dice: a causa di questo, questa finestra ha preso per me la dolcezza delle cose, e ogni volta che io vedo oggi il calco di quella finestra, a me piace quella finestra, non perché sia una testimonianza di arte, l'ogiva dell'architettura domestica medievale di Venezia, dice il narratore, ma perché mi ricorda proprio mia madre. Quindi anche qui, dislocazione temporale, effetto di disordine nella compattezza, ricordo personalissimo, non perché è un'ogiva medievale, non perché è Venezia patrimonio dell'umanità, perché da lì mi salutava mia madre. Questo è per me importante, questa è la cosa rilevante, non c'entra l'arte, è un mio ricordo personale. Per concludere il percorso possiamo dire che anche in questo la Recherche è un'opera mondo. C'è un bellissimo libro di Francesco Orlando, che è stato citato anche dalla mia collega Orestano quando ha fatto la sua conferenza su Little Dorrit di Dickens, quello sugli oggetti desueti della letteratura, che dice una cosa interessantissima, no? Che la letteratura diventa il ricettacolo di tutto quello che un certo imperativo, del ritorno del represso, ma represso da che cosa? C'è una specie di imperativo categorico dentro di noi che ci dice che certe cose vanno bandite. È un imperativo categorico non solo di natura morale, ma anche, lui dice, nella società dell'Ottocento, la società industriale, anche tutto quello che non serve. Cioè, se c'è, come dire, un'etica della funzionalità, tutti gli oggetti che non servono a niente sono banditi dalla vita,
ma rientrano nella letteratura. E questo qui, in questo caso, nel nostro caso, c'è un imperativo categorico che è dentro l'opera, quello che tutto deve convergere verso la cattedrale. Tutto deve essere, come dire, immolato e universalizzato. E però c'è come una forza contraria, e tra l'altro qui si parla di un'ogiva, quindi un pezzo di architettura, un frammento isolato, non della cattedrale, ma della finestra. Quindi potremmo dire così che in quest'opera mondo, che è la Recherche, c'è una legge dominante, esplicita, ma c'è anche sotterranea, ma non meno importante, e direi contemporanea all'altra, la sua trasgressione. Vi ringrazio. Grazie alla professoressa Sparvoli che ci ha fatto ci ha offerto la lettura di questa meravigliosa opera da un punto di vista molto molto interessante, anche molto nuovo, non so se siete d'accordo, perché quindi non ha raccontato la storia come si immagina che si potrebbe fare, ma ci ha proprio dimostrato come attraverso la comprensione della forma riusciamo a comprendere il contenuto, no? Quindi è una cosa, questa è una bellissima, bellissima lettura, ringraziamo tantissimo. Adesso normalmente c'è qualcuno che ha delle domande, non so se in questo caso, prego. Vorrei fare delle osservazioni che implicano ovviamente una risposta. La prima molto, molto semplice, io non sono una letterata, io penso che questi tomi siano molto diversi l'uno dall'altro, questo non è assolutamente un demerito, e mi chiedo se la difficoltà magari sotto certi punti di vista a trovare un legame sta nel fatto che l'ultimo tomo, che dovrebbe essere quello appunto che in cui l'autore esprime il suo modo di vedere la letteratura, non ha potuto essere rivisto in modo adeguato da parte dell'autore. Però probabilmente, anzi sicuramente, questa è una domanda a cui non possiamo rispondere, ma piacerebbe sapere il vostro parere. Ho un'altra osservazione da fare, non dal punto di vista letterario. Recentemente i progressi dell'astrofisica hanno mostrato la relatività dei concetti di spazio e di tempo. Il tempo, se noi andiamo, diciamo così, molto via dal nostro pianeta, io non sono un'astrofisica, per cui mi esprimo in termini forse non assolutamente corretti, il tempo non esiste più, non c'è più questo concetto che invece per noi esiste, ma anche nel nostro pianeta il tempo è relativo, perché il decorrere del tempo a livello del mare non è uguale rispetto al decorrere del tempo che si ha per esempio all'altitudine di 2000 metri. Quando io ho letto qualche cosa a questo proposito, mi è venuto immediatamente in mente Proust. Io penso che, secondo me, che non sono la letterata, lo straordinario di quest'opera è la relatività del tempo, che io non ho trovato in nessun'altra opera letteraria, soprattutto mi riferisco al tempo in cui Proust ha vissuto, e che non è semplicemente la memoria, il decadimento delle memorie, è qualcosa di un livello più elevato. E poi anche quello che io trovo impressionante sono i processi mentali. I processi mentali che lui descrive senza conoscere le basi biologiche assolutamente, senza usare ovviamente termini scientifici, ma le descrive. E anche questo trovo che sia una cosa straordinaria per l'epoca. Questo fatto della Madeleine, che per noi è così banale, no? Perché ormai sono passati decenni, l'abbiamo assimilato, è diventata una banalità. È stata una scoperta, a mio parere, straordinaria dal punto di vista mentale.
Ecco, vorrei avere un vostro commento e poi potrei fare altre osservazioni, per esempio la descrizione dei salotti. Noi qui abbiamo avuto una descrizione dei salotti del Settecento da parte di Elio Franzini e io vedo in questi salotti che lui ha descritto, vedo, come dire, la fase finale, no? In tutta l'opera c'è anche la trasformazione dei salotti, no? Quindi, insomma, ma poi ci sono anche altri aspetti, vabbè, ma non si può parlare di tutto, io dico solo, vabbè, grazie, grazie. Sì, volevo solo dire una cosa sulla questione del finale dell'opera. Allora, Proust fino al giorno, alla notte prima di morire, apportava delle modifiche alla sua opera e c'è così una testimonianza sempre di Céleste Albaret, alla quale avrebbe dettato qualche frase da aggiungere a un certo episodio, che è l'episodio della morte di Bergotte davanti al quadro di Vermeer. Ma lui non avrebbe modificato il finale. Lui a un certo punto scrive, un po' di mesi prima della morte, ho scritto la parola fine, per cui proprio perché teneva a quest'idea della forma, il finale doveva essere quello. Certo, è vero che quel finale non sta più tanto bene per tutto quello che è successo in mezzo, ma anche quando è stato il momento di rielaborarlo, per esempio negli anni della guerra, lui ha aggiunto tantissime cose, però la sostanza, come dire, ideologica di quel finale è rimasta tale. E anche in anni, per esempio nel 19, lui scrive una lettera a un altro letterato dicendogli che ancora insistendo su questo fatto che avrebbe voluto chiamare diversi capitoli della sua opera portico, vetrata, eccetera, come le parti di una cattedrale. Quindi, e nel 19 l'opera si era già enormemente modificata, per cui c'era un po' questa ossessione della chiusura, se vogliamo, del romanzo. E per quanto riguarda la questione del tempo, lui infatti è lo scopritore, no, di questa dimensione altra del tempo, di questa quarta dimensione, gli oggetti non sono tridimensionali ma sono quadridimensionali, perché sono non solo nello spazio ma sono nel tempo, un po' come quello che abbiamo letto, no, il finale del primo tomo. Quanto alla finezza delle analisi, ai processi mentali, noi dobbiamo pensare che c'è, allora, Proust è interessatissimo al funzionamento della psiche e è un grande, aveva una grande letteratura medica in casa, visto il mestiere che faceva suo padre, e si interessa, per esempio, c'era una psichiatria francese che era molto importante alla sua epoca. E in realtà le conclusioni a cui arriva Proust sono molto vicine a quelle a cui arriva, diciamo, in quegli stessi anni Freud, ma lui non aveva mai letto Freud e quindi dimostra un po' quello che si dice anche sull'aria del tempo. Però, per esempio, Jacques Rivière scriverà un famoso articolo in cui, dopo la morte di Proust, in cui proprio mette vicino le scoperte proustiane a quelle freudiane. Poi adesso i neuroscienziati si interessano tantissimo ai processi mentali messi, come si è, analizzati da Proust. La faccenda della Madeleine invece non è proprio una scoperta proustiana, perché la memoria involontaria era già presente in alcuni scritti romantici dell'Ottocento, anche se poi Proust è famoso per la questione della memoria involontaria, in realtà non è la cosa più nuova che venga fuori dalle analisi proustiane. C'è qualcun altro? Prego. Prima questo signore che ha alzato la mano. Io volevo chiedere un suo parere, una possibile risposta, diciamo, a quello che mi è sempre sembrato uno stranissimo
paradosso in qualche modo proprio del finale della recherche, nel senso che viene detto praticamente che è, cioè, il personaggio che dice io, diciamo, dice incomincerò a scrivere, ci vorrà molto tempo, sarà una cosa lunga e faticosa, e però di fatto tutto quello che lui dice che incomincerà a scrivere è quello che noi leggiamo, e quindi appunto volevo chiedere, diciamo, un suo parere su come è stato visto, come si può vedere questa sorta di paradosso in qualche modo, cioè l'opera che lui dice mi metterò a scrivere, noi l'abbiamo in qualche modo davanti. Sì, proprio è questo il punto, che diciamo che non, forse non è proprio identica, nel senso che tra l'altro lui dice non so neanche se mi sarà concesso il tempo, perché già comincio ad avere dei disturbi della memoria, comincio a non stare bene, quindi teme questo incalzare del tempo sul progetto dell'opera. Per esempio i curatori dell'ultimo volume della Pléiade dicono che, io direi mi trovo in accordo, è un po' quello che ho scritto e anche un po' detto stasera, lo conferma, che quel romanzo di cui, certo, è la recherche, ma anche non è la recherche, nel senso che è l'ideale di romanzo così come si profila, è una specie di romanzo ideale, è la, come dire, la un modello di romanzo, che è quello che aveva Proust quando ha deciso di cominciare a scrivere la recherche, che poi gli si è modificata tra le mani, perché, ripeto, quando noi leggiamo quella sfilza di episodi di memoria involontaria alla fine e non ci è chiarissimo che c'entrano quegli episodi della memoria involontaria con un romanzo che appunto dedica pagine e pagine all'analisi della vita mondana, ai salotti, all'amore, alla gelosia, non è che la recherche sia fatta di momenti di memoria involontaria, quindi in realtà è questo, come dire, l'irregolarità di un romanzo che apparentemente è perfettamente circolare, ma sarebbe quasi un gioco degno della littérature potentielle, dell'Oulipo, che non è la recherche, no? Se fosse una specie di gioco formale per cui quello che lui sta per scrivere lo abbiamo appena letto, sì, è quello che abbiamo appena letto, ma non esattamente, perché le caratteristiche del romanzo a venire che vengono descritte alla fine non sono proprio quelle del romanzo che abbiamo appena letto. D'altro canto, scritto come l'ha scritto, ha scritto l'inizio, alla fine, poi in mezzo ha aggiunto, c'aveva questa specie di ossessione lui diceva che lo sovralimentava il romanzo, aggiungeva, quando quei disgraziati degli editori gli mandavano le bozze, lui non faceva la correzione di bozze, lui aggiungeva pagine intere di romanzo attaccate alle bozze, e quindi era una specie di proliferazione la sua scrittura. C'è la signora nel fondo. Sì, grazie, ho la voce forte, rimango qui. Vabbè, perché non va arrabbiata. Venga, venga. Mi viene da pensare che si potrebbe dire una ricerca archivistica in chiave moderna, un'installazione artistica della propria vita interiore. Bello. Ecco perché l'archiviazione continua, ha bisogno di continui cambiamenti, mettere in ordine e poi dare una definizione. Sì, soprattutto dare un senso, no? L'archivio è. Grazie. Sì, sì. L'installazione della propria interiore mi piace. Nel De Bello Gallico Giulio Cesare parla di un fiume, Arar, che oggi si chiama la Saona,
che sembra immobile. Lui dice che a occhio nudo non si capisce in che senso vada la corrente. Secondo me questo è un effetto che fanno i romanzi di Proust per molto tempo. Descrive la società francese alta, bassa e tante altre cose, e sembra che questo affresco debba durare perpetuamente. Invece, col passare del tempo, viene fuori come il fiume a un certo punto si muove, anche se sembrava che non si muovesse, così anche questo fiume, che sono i romanzi di Proust, si muove e alla fine cambia tutto, si tramuta tutto, muore tutto e si rinnova in un altro modo. Quindi a me sembra che questo sia l'effetto artistico principale della recherche, cioè noi abbiamo la tendenza a considerare l'attualità, la nostra attualità, direbbe un filosofo, sub specie eternitatis, come se non dovesse mai cambiare. Invece a un bel momento il tempo cambia tutto, e purtroppo cambia anche facendo morire le cose e le persone. E quindi questo è il vero, secondo me, effetto trasfiguratore della recherche di Proust. Grazie. Impermanenza. Nel senso che diceva, sì, beh, diciamo che poi sì, beh, mi piace l'idea di questo effetto che ha, di apparenza, che è poi l'effetto della nostra vita, no? Che sembra che le cose non debbano mai cambiare, e poi c'è il bal de tête, no? Il ballo finale, il ballo non è un ballo, quello del Gattopardo è un ballo, ma quello della recherche è questa specie di festa mondana in cui il protagonista, che è stato qualche anno fuori dal giro, ritorna e non riconosce più quelli che erano i personaggi che hanno popolato la sua vita di un tempo, e ha l'impressione che si siano, come lui dice, fatti una testa nuova, che portino una maschera, una specie di danza macabra, no? Sono talmente invecchiati che sono diventati irriconoscibili. E tra l'altro lui dice anche una cosa, perché non è tanto sconvolgente che gli altri siano diventati irriconoscibili, è che lui dice probabilmente anch'io sarò invecchiato così e irriconoscibile, e il fatto di dilazionare sempre il momento in cui avrei cominciato la mia opera mi ha fatto sembrare che il tempo non passasse, quindi come dire, l'angoscia dei pigri, no? Questo rimandare, questo sentirsi perennemente giovani perché ancora non dentro il gioco, e improvvisamente il tempo è passato, insomma, e allora è il momento di cominciare a scrivere, insomma. Però si scrive nel momento in cui sembra che tutto sia finito, in questo senso l'opera d'arte sembra l'estrema salvezza. Ad osservare più che altro il fatto che non ci siano punti. Viene da pensare a quello che ha detto Eco di ansia, no? Però ce ne sono anche di più lunghe di queste, eh? Sì, però c'è. No, perché questa così è questa ancora. Lo guardo e mi sembra che sia la sensazione che tu stai formando un pensiero, e tutto è tutto da farsi. E non è chiuso, non lo vuole chiudere, proprio perché sono tutti appunti che continua a mettere uno sull'altro, pensando che poi li metterà a posto alla fine o all'inizio del suo racconto, del suo scritto. E quindi è come una. Io mi viene in mente un po' da ignorante il flusso di coscienza per cui si scrive tutto ed è tutto portato dalla corrente, no? Cioè, poi lo ordinerò, adesso lo voglio catturare. Diciamo che è vero, però non completamente, nel senso che ce l'ha una fine, questa frase, sì. Questa votre mer, tutto tende verso questa, io mi ricordo,
vostra madre, non è tanto io intanto prendo nota e poi lo sistemerò, io faccio una frase mondo in cui prendo tutto il possibile, tutto quello che avviene simultaneamente, quello che avviene, certo, diciamo, in questa dimensione in realtà così poco circoscrivibile e lineare che è il tempo, lo tengo tutto assieme, sì, me lo porto tutto appresso, perché poi lui dice e perché, 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 quindi mette una serie di motivazioni, trattino e poi cela tutto questo che ho appena, sì, detto, non vi dimenticate neanche uno di questi concetti, ecco, che ho appena detto. Tutto questo fa in modo che io mi ricordi per sempre di quella finestra, perché quella finestra mi parla di mia madre. Questa, per esempio, è la differenza tra il Proust giovane e il Proust maturo. Sono queste frasi qui. Cioè il Proust maturo avrebbe usato la struttura elenco, la paratassi. Invece lui usa questa sintassi vertiginosa. Ripeto, questa è una delle frasi quasi più facili, ma ce ne sono alcune che hanno una serie di subordinate, di incidentali. Ma il virtuosismo straordinario proustiano è proprio tenere tutto assieme, per quel motivo che dicevo prima, perché altrimenti tutto si disgrega. E io nella vita cerco, nell'arte cerco di tenere assieme quello che nella vita è scappato via. Quindi sono asfissianti le frasi, certo, perché c'è questa pienezza, sì, dell'impressione, sì, che l'arte può ricostruire e che nella vita si perde. Bellissimo, la ringrazio molto. Francesca, che è stata evocata. Brava Eleonora. Grazie. Un fatto non facile di darci, non dico le note, che quello sarebbe poco, ma l'impressione di tutta la costruzione. No. Sicuramente la frase è stata molto costruita, è stata, sì, costruita, sì, anche quella come una piccola cattedrale sintattica, con le sue reggenti, le sue subordinate, i suoi equilibri, le sue simmetrie, è evidente. E la questione del tempo è centrale, volevo portarti a parlare di questo. E io lo vedo dal mio angolo di lavoro, perché Virginia Woolf, quando compone To the Lighthouse, legge Proust, legge e poi posa il libro, ha paura di essere influenzata, sì, da questo. Dice: la sua prosa è leggera come un'ala di farfalla e resistente come il catgut, che era il budello di gatto che si usava in chirurgia per suturare, e quindi un filato molto molto resistente. Lei ha paura di essere influenzata, e poi però divide To the Lighthouse, Gita al faro, nella parte The Window, quella sezione centrale, il tempo passa, non ci sono persone, c'è la casa che invecchia, vuota, e poi finalmente al faro, dove chi è morto c'è lo stesso, ecco, c'è questa circolarità che lei forse ha preso da qua in un certo senso, chi è morto non se ne va via mai, è lì nella barca, nella gita, in ogni discorso, anche se taciuto, anche se, come insegna lui, vero? Sì, sì. Tra l'altro, Virginia Woolf aveva proprio, appunto, è un'ammiratrice assoluta di Proust, e appunto ha il timore di esserne influenzata. Mentre prima è stato menzionato Joyce, i due personaggi hanno avuto un memorabile incontro in macchina, in cui Joyce fumava, e Proust, che era sempre tutto asmatico, eccetera, ha aperto il finestrino del taxi e ha detto: signor Joyce, chiude il finestrino che sennò mi ammalo. Ma effettivamente questa sensibilità alle sottili sfumature del cambiamento temporale, secondo me, avvicinano moltissimo i due scrittori. E poi quest'idea, che in realtà in Proust non sarebbe programmatica, perché mentre, secondo me, io sono una lettrice appassionata di Woolf, non sono una studiosa, lì c'è proprio la frattura della composizione nel senso classico, per certi versi,
forse ricostruita su un altro tipo di estetica, ma invece Proust vorrebbe fare un'opera compatta, e però poi gli scappano via delle cose. La sua è più, anche più monumentale. Sì, sì, certo. The Lighthouse è più facile da gestire, in un certo, se parliamo brutalmente di pagina. Beh, però c'è l'opera in toto. La cosa, no? Tripatella. Ma l'opera in toto, sì, se vuoi, si parla sempre di biografie, di vite. Sì, in questo senso sì, però non troppo collegata, ecco, non troppo. Questa la leggiamo tutta di seguito. Sì, no, qui è così. Sì, bisogna prendere il fiato, infatti, sì. Non è certo una lettura, è una, sì, lettura silenziosa, cioè da fare non ad alta voce. Comunque, grazie. Grazie a te. Vogliamo anche i nostri ringraziamenti. Vi volevo ricordare che il prossimo incontro, tra due martedì, avremo Stefano Agosti con Madame Bovary, formidabile, sarà una formidabile serata, e, perché non so quanti di voi conoscano il professor Agosti e la sua passione con cui trasmette questi autori che ama e che ha studiato, e quindi penso che Madame Bovary attirerà come ha attirato Proust. Grazie alla professoressa. Grazie. Bene, sarebbe, cioè, lo scopo è quello.